il Cenacolo del Ghirlandaio, l'Ippodromo del Visarno, l'Accademia delle Arti del Disegno. Sono solo alcuni dei preziosi luoghi fiorentini dove prende vita la 13ª edizione di Arturo. L'arte è nata come comunicazione, nulla è cambiato. Al giorno d'oggi, invece che papi, principi, imperatori, possiamo contare sulla presenza di imprenditori, istituzioni, direttori di musei, che in qualche maniera comunicano la propria identità attraverso il linguaggio dell'arte. La storia dell'arte è messa in stretta correlazione con i progetti dedicati alla creatività contemporanea, fonte di vita per l'economia del paese e motore per l'impresa. Il discorso è sempre arte della committenza, fare qualcosa per qualcuno o per un luogo. Gegombre diceva che non c'è differenza tra il primo graffito fatto da un artista di allora sulla parete di una caverna, al giorno d'oggi magari gli artisti fanno gli affiche per la metropolitana. Un vero e proprio museo temporaneo, interattivo con la città che lo ospita e che ancora ci lascia un messaggio. Quello di creare insieme un momento per noi stessi, riuscire attraverso il vivere questi luoghi così anche naturali, ma anche luoghi sacri in certi momenti, si possa quindi dare noi un messaggio insieme di crescita a tutti. Fil rouge del format Gli abiti di Eleonora Lastrucci. La particolarità di questa collezione è che i tessuti sono europei, italiani, quindi il tessuto diciamo proprio della nostra Italia con il modello un po' riadattato al Giappone. Tra le opere in esposizione anche The Music of the Night di Giorgio Faletti. Per lui la musica è sempre stata una grandissima passione e in quest'opera qua sicuramente si vede quanto la musica fosse importante e costantemente presente nella sua vita. Arturo Altrotto, l'arte contemporanea entra per la prima volta anche all'Ippodromo del Visarno. E devo dire abbiamo trovato nei partner di Arturo sicuramente le persone che hanno saputo valorizzare al meglio la nostra struttura. Credo anche a livello personale che più persone si avvicinano all'arte, più persone avranno la possibilità anche di conoscere la nostra attività, il nostro ippodromo e la bellezza del cavallo che è poi il protagonista del nostro spettacolo. Arturo ha pensato anche ai più piccoli, con una particolarissima caccia al tesoro negli armadi dell'ex guardaroba di Montedomini. Chi individuerà i lavori fatti dalla stessa mano di un artista, sono due le possibilità, ci sono due artisti diversi, vincerà una di queste opere. È piaciuta molto, abbiamo fatto la prima prova a Portofino in maniera così informale, d'estate, eccetera, e allora adesso ci faceva piacere riproporla, perché sapere è bello e poi sapere è potere. Io sono convinta. L'impegno di Arturo è anche quello di far conoscere ai fiorentini luoghi di grande valore artistico in certi casi normalmente chiusi al pubblico. Cerchiamo di fare in modo di portare il messaggio delle aziende che portano i loro artisti e parlano con gli artisti di altre aziende sul territorio. Quindi si aprono nuove vie che noi speriamo utili a tutti quanti noi.